Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Mi verrebbe da dire questa sera puntata particolare, nel senso che mi sento di giocare in casa, perché è una delle puntate che si ripetono in questi anni, si sono ripetute, dove l'argomento mi è molto caro, nel senso che io sono un appassionato di questa materia, perché questa sera parleremo di fumetti, parleremo non solo del mondo del fumetto, ma anche di due manifestazioni che saranno concentrate nella città di Teramo a maggio nello stesso periodo. Una storica, nel senso che si è ritagliata un suo spazio nella storia del fumetto, non solo locale ma anche nazionale, perché molti albi dei fumetti e soprattutto molte case editrici dedicano a questa manifestazione uno spazio importante, ed è Teramo Comics, ed è una manifestazione che finisce sugli albi della Bonelli e di Topolino con dei servizi anche particolarizzati. L'altra invece è una manifestazione che nasce quest'anno e che sicuramente ricalcherà e avrà lo stesso fumetto, perché si occupa di un fumetto particolare, nel senso che tutti conoscono i fumetti della Marvel, quelli americani, ma non solo, anche i fumetti giapponesi, e sarà concentrata proprio su queste tematiche, e non è un caso che si chiama l'associazione e anche la manifestazione, adesso lo pronuncio nel migliore dei modi che mi viene, Teramo Heroes, e gli eroi sono appunto i supereroi magari, e scopriremo se sarà proprio questo il tema centrale. Intanto saluto e ringrazio per la sua presenza l'assessore alla cultura del Comune di Teramo, Francesca Lucantoni. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. E poi di Teramo Comics, Antonio Micolucci. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuto, bentornato, non so se l'anno scorso c'era anche lei. E poi Carmine Di Giandomenico della Teramo Heroes, buonasera e benvenuto. Buonasera. Con un problemino al braccio sinistro. È un incidente casalingo. E i supereroi, però queste cose non... ma i supereroi non accadono. Guarisco. Allora, assessore, mi passi la battuta, smaltiti i fumi del Capodanno? Sì. Smaltiti abbondantemente, anche perché io sono una grande sportiva, quindi faccio presto a smaltirli. E quindi adesso ci concentriamo su questa manifestazione che torna a Teramo, concentrata in quello che poi è il periodo in cui si è sviluppata in questi anni Teramo Comics, cioè i primi del mese di maggio. Sì, maggio sarà un mese che ospiterà diverse manifestazioni, ecco, tra aprile e maggio ci saranno parecchie cose, soprattutto di carattere culturale, sulle quali sto già lavorando da qualche mese, e tra queste abbiamo il weekend del fumetto, perché quest'anno abbiamo deciso insieme alle due associazioni di dedicarci a questa iniziativa un pochino più allargata rispetto agli altri anni, allargata sia negli attori, diciamo, di queste due manifestazioni, che poi saranno parte integrante di un unico weekend, e allargata anche in senso spaziale. Abbiamo parlato di un weekend del fumetto, dove quest'anno il visitatore, anziché concentrarsi in Piazza Martiri, ad esempio, che è una sede piuttosto usuale per molte manifestazioni, e spesso l'è stata anche per Teramo Comics, che poi durante gli anni ha trovato anche altri luoghi, quest'anno il weekend del fumetto avverrà in maniera itinerante. Su questo stiamo anche studiando insieme la comunicazione, stiamo lavorando, ecco, settimana per settimana il progetto si allarga e ci sentiamo in continuazione su come presentare al meglio questa iniziativa. Weekend del fumetto quindi non a Piazza Martiri, ma in altre strutture, sia per avere dei luoghi che abbiano un respiro un pochino più ampio, sia magari per dare spazio alle associazioni che sono le artefici di queste iniziative, di poter avere a disposizione dei luoghi più adatti per fare poi delle performance particolari, di cui magari approfondiranno loro e vi parleranno loro nel contenuto. Specifichiamo e chiariamo quali sono questi luoghi.
Perché Teramo Comics si svolgerà e si terrà dove? Allora, Teramo Comics al Palace Capriano, che è una struttura molto grande, a mio avviso molto bella, e che si presta a questo tipo di eventi, e mi auguro anzi che questo sia l'inizio di una serie di eventi di questo tipo, quindi che possono attirare pubblico soprattutto al di fuori del territorio teramano. Dopo Gianni Morandi, Tex Willer, potremmo dire così. Perché no? Perché no? E mentre l'altra associazione ha deciso di collocarsi al Parco della Scienza, che è un'altra, insomma, struttura a cui il Comune tiene parecchio, anche lì si presta particolarmente ad alcune iniziative, ha una struttura molto ampia, zona Gammarana, e siamo rimasti tutti quanti d'accordo nella scelta di queste due location, perché l'abbiamo deciso tutti e tre insieme fondamentalmente, fa parte di una strategia, e quest'anno lasceremo libera Piazza Martiri, lasceremo libera Piazza Martiri anche perché ritengo che certe iniziative forse potrebbero essere più vincenti se collocate altrove. Non è detto che la piazza debba essere per forza un luogo di eventi o di manifestazioni, potrebbe anche essere libera, dove il visitatore magari riesce ad assaporare e a guardare meglio i monumenti, la chiesa e quant'altro. Poi non si va a sovrapporre al mercato del sabato, che... Esatto. E non si arrabbia il vescovo. E non si arrabbia il vescovo, ma il vescovo è sempre molto, molto clemente con noi. E quindi così ci sarà spazio un po' per tutti. Allora, la domanda che verrebbe da fare è questa. Avete deciso di concentrare queste due manifestazioni, sì, nello stesso fine settimana, sì, per fare magari un weekend del fumetto. Sì, esatto, esatto. Verrebbe da chiedere, ma forse metterle in due fine settimana diversi non sarebbe stato un po' più produttivo, proficuo per entrambe le associazioni? Allora, nel senso che uno magari era portato, certo, a tornare, adesso non dico quale prima e quale dopo, sì, però ecco, due, certo, settimane del fumetto magari. Ma io credo che collocare le due manifestazioni in due weekend forse avrebbero potuto indurre a pensare il contrario, addirittura a dire ma che facciamo, il duplicato? Invece concentrare tutto in un weekend credo che sia forse il modo giusto, dove il visitatore, anche chi viene da fuori, dice benissimo, io ho tre giorni, questi tre giorni magari decido anche, perché ci sono anche persone che vengono da tutta Italia che decidono di soggiornare tre giorni a Teramo, e in quei tre giorni avranno la possibilità di visitare entrambe le strutture, perché no anche la città di Teramo, dove si creerà sicuramente un indotto turistico e commerciale. I fumetti muovono masse di persone. Sì. Sì. E Lucca, per esempio, che è la capitale del fumetto, è un esempio, quindi noi come città dobbiamo essere anche pronti in questo weekend ad attirare, ad ospitare le persone che verranno a trovarci, quindi essere pronti nelle strutture, essere pronti nell'accoglienza, nel commercio, e perché no anche come polo museale, a proporre delle visite guidate magari negli intervalli di tempo, perché magari ci sono delle fasce orarie dove il visitatore va al Palace Capriano piuttosto che al Parco della Scienza, o mi auguro, e quello che noi vogliamo è che vada in entrambi, perché parliamo di un percorso, di un weekend, cioè la novità di quest'anno è proprio il modo di strutturare l'evento in maniera diversa, perché ogni tanto ci vuole qualche elemento di novità, altrimenti non facciamo altro che fare le fotocopie delle cose passate. E su questo possiamo essere d'accordo. Adesso mi rivolgo ai due rappresentanti delle due organizzazioni, che non sono solo loro due, ovviamente sono molto più strutturate e numerose. Il Comune come vi ha trattato? Vi ha dato dei soldi a voi di Teramo Comics per caso? Ma diciamo che adesso di parlare di soldi... No, vi ha dato una mano? Ma sicuramente con la collaborazione stiamo collaborando al meglio delle nostre possibilità. Diciamo che noi mettiamo... O è solo il patrocinio? Guardi, io onestamente vorrei parlare, mi piacerebbe parlare più di cose che posso interessare. No, io voglio sapere se date i soldi a voi, se date i soldi a voi, solo questo. A voi non mi ha dato niente. Stiamo collaborando tutti e tre. Siamo disponibili tre insieme, quindi questo è quello che possiamo fare. Avete dato dei soldi, ci sono dei soldi per questi, ci sono dei fondi per, ma allora per io, queste manifestazioni importanti. Allora, perché uno dice il fumetto è una manifestazione minore, no. Il fumetto è cultura, assolutamente, una forma di cultura, ed è anche una tradizione tutta italiana che va preservata. E secondo me un'amministrazione comunale che promuove questo tipo di manifestazioni fa solo del bene. Assolutamente, io sono d'accordissimo su questa cosa, anzi...
può assumere un carattere non tanto nazionale ma internazionale, perché l'obiettivo è questo, l'obiettivo è di portare gente a Teramo e far conoscere la nostra città con eventi culturali di questa portata veramente di spessore notevole. E il Comune darà un contributo sotto forma di strutture. Ah, quindi non pagheranno le strutture? No. Quindi gratuitamente? Esatto. Sport, allora, io questa è una cosa che ho detto diverse volte anche nel corso di altre interviste. Conosciamo tutti qual è la situazione degli enti locali in questo momento, quindi la difficoltà a dare contributi, magari prima che si approvi il bilancio il contributo si può dare in forma minore perché bisogna impegnare in dodicesimi. Quindi la maniera a volte più semplice per un ente nell'andare incontro alle associazioni non è soltanto quello di dare il patrocinio, ma magari utilizzare altri strumenti. Ad esempio, questo ne è uno, potrei citarne anche degli altri, cedere gratuitamente delle strutture di proprietà del comune alle associazioni, dove loro lì riescono a fare, magari se dovessero andare in piazza sarebbero magari costretti a sostenere dei costi più alti, quindi è una sorta di venirsi incontro. Però, beh, insomma, è già una buona mano quella di non far pagare le strutture. No, io tutto quello che posso fare lo faccio veramente con il cuore, però io credo che insomma i contenuti forse saranno ancora più stimolanti della parte economica, con la quale io purtroppo devo combattere tutti i giorni. E certo, i soldi non ci sono. La mia curiosità principale è scoprire, da vero appassionato, chi è il personaggio che quest'anno sarà sui manifesti di Teramo Comics? Ce lo potete dire? È una sorpresa, nel senso che ci siamo lavorando. Svegliamolo, già che ci siamo. Allora, nel 2011, vi faccio vedere, guardate, se mi date il primo piano, era Dylan Dog. Nel 2011 poi c'è stata anche questa copertina di Tex, che è una copertina storica. Nel 2014 era Tex Wheeler, questa è la copertina di Super Tex, il numero 100. Poi nel 2011 sono state fatte anche queste cartoline con il primo numero di Zagor. Nel 2010 c'è questo bellissimo disegno, questo mi sa che è stato fatto da Vitto? Ed è, guardate, Tex e Zagor con l'Abruzzo e un'aquila sopra, l'aquila che rappresenta un po' anche tutti e due i personaggi. Ed è una copertina, questa è un'immagine che ha fatto storia anche sugli albi di Tex e Zagor normali. Ecco, quest'anno però, adesso ce lo dovete dire. Va bene, allora diciamo questo. Un'anteprima, quest'anno, quest'anno è ricco, per quanto riguarda la Bonelli è un anno piuttosto importante, visto che c'è già il cinquantennale di sì. Zagor, e in più Dylan Dog sta avendo una, diciamo così, un ritorno con delle varie novità, per cui noi vorremmo dare un po' di spazio a questa cosa, però di più non posso dire perché il... O Zagor o Dylan Dog, diciamo. O forse tutti e due, chi può dirlo? Il cinquantennale di Zagor va celebrato. Invece quindi... Teramo Heroes ha pensato di dedicare il manifesto, la locandina, ad un eroe particolare, ad un disegno particolare? No. No, quindi ci dovete pensare o avete già fatto sono altro? Sono già pronti i manifesti, saranno più di uno, perché Teramo Heroes nasce come una fiera che prima di tutto, al di là del personaggio, vuol far conoscere gli autori che stanno dietro la pagina. Quindi ogni manifesto avrà come protagonista l'autore presente, l'ospite. Ecco, poi parleremo degli ospiti, perché gli ospiti sono poi il pezzo forte di queste manifestazioni. I disegnatori che vengono, adesso a Lucca vanno i big solitamente, perché a Lucca andava anche Bonelli in persona a visitare. Oggi Bonelli padre e figlio non ci sono più, però erano assidui frequentatori di questi spazi, e molti sono attratti proprio dalla presenza dei disegnatori che vanno. Io adesso vi faccio vedere, per quello che riguarda Teramo Comics, e poi degli albi che abbiamo qui, poi vedremo invece quelli di Teramo Heroes che abbiamo scaricato, penso, in digitale. Questo è un albo storico, l'albo è il numero 1 di Tex Wheeler, la mano rossa, valore 7.000 euro all'incirca. Questo è così, questo serve per far capire quanto valgono i fumetti, perché uno dice... Soprattutto per gli amanti. Ecco, sì.
Questo è il numero 52 della collana che poi ha dato via a Zagor, e come vedete è il primo numero di Zagor. È un numero particolare perché la collana, che adesso non mi viene, non Rodeo, non mi viene in mente come si chiamava, vabbè, mi tornerà, dedicava lo spazio a vari personaggi, e a un certo punto al numero 52 misero Zagor, eccolo qui. Ebbe talmente tanto successo che Zagor, sono 50 anni, che va avanti e non si ferma. Questo invece è la collana, che è la stessa collana, però è il numero 46, il personaggio, l'ultima carta, lo vedete, era un personaggio che faceva parte di quella collana prima dell'arrivo di Zagor. E quindi, poi abbiamo altri numeri, pezzi forti, insomma, dimenticavo. Questo qui vale circa 4.000-5.000 euro, tanto per farci capire di che cosa stiamo parlando. Sono valori esagerati questi, Micolucci, oppure sono prezzi di mercato? Perché poi... è un amante, no, forse, in realtà ho detto forse sul prezzo, perché dipende molto da chi è l'acquirente, nel senso che c'è un appassionato che potrebbe parlare anche di più, perché in fondo diciamo che non è possibile quantificare l'amore che si prova per un fumetto, quindi come per tutte le forme d'arte, visto che il fumetto in sé è anche una forma d'arte. A Teramo Comics, qual è il fumetto più pregiato, di valore maggiore, che avete avuto in questi 24 anni? Quanti sono? Che 23, che 23 anni, questo è il 23esimo anno. Sì. Qual è il pezzo pregiato che è stato venduto, è stato esposto? Ma questo onestamente non saprei dire, perché ne sono passati tanti, quindi io onestamente non, quello più pregiato non so. So che vengono espositori da tutta Italia, quindi è possibile trovare praticamente di tutto. Allora, diciamo che uno dei fumetti che vale di più, queste sono, vedete, le strisce di Zagor, erano quegli albetti piccoli che venivano prodotti una volta. Forse uno dei pezzi di maggior valore è la prima striscia della collana di Tex, il totem misterioso, che è datato ottobre 1948 e che ho visto lì da voi. Immaginavo. Sì, quindi qualcuno ce l'ha, io ho delle strisce del 48. Conservati in cassaforte, devo dire, aperta e chiusa parentesi, perché hanno un valore incredibile. E forse quelli sono, oppure mi viene in mente il numero 1 di Diabolic, che ha anche un valore enorme. O il numero 1 di Criminal, il numero 1 di Topolino. Dico che è possibile per un semplice motivo: io prima di organizzare insieme agli altri organizzatori la fiera sono stato un appassionato che ha girato praticamente penso tutte le edizioni, e in tutte le edizioni ho trovato sempre fumetti di ogni tipo, anche molto molto vecchi in senso di età, perché poi un fumetto non è mai vecchio secondo me. Comunque, e quindi assolutamente è possibile tanto trovare il numero 1 di Criminal, per esempio, oppure una qualche edizione rara in strisce o qualche rara collezione di vari fumetti, sia Bonelli che anche di altri editori italiani o esteri, perché comunque gli appassionati sono a tutto tondo. E diciamo poi così. Sono disposti a pagare anche di questi tempi, magari di meno, però sono disposti a pagare tanto. Pensate che 7.000 euro possano essere tanti per un fumetto? No, perché... non avete, e non, magari molti di voi non conoscono il valore di quelli che sono i primi numeri dei Marvel, sì. Dico bene, di Gian Domenico. Sì. Non so se nella chiavetta che ci ha portato ci sono dei Marvel. No, nella chiavetta abbiamo portato, diciamo, delle microclip, perché la nostra associazione è appena nata, e anche, quindi anche la manifestazione è neonata nei confronti di Teramo Comics, che è la nostra storia. E stiamo promuovendo, e abbiamo fatto dei mini clip di presentazioni, ecco, che stiamo presentando. Questa è la mini clip che... Esatto, attualmente voi... in rete su Facebook, dove avremo ospiti 6 autori di caratura internazionale, super ospiti, che è anche dello sport. E diciamo che i ragazzi o l'appassionato avrà l'occasione di poter conoscere autori che lavorano per Marvel. La posso fermare e ripartiremo proprio dalla Marvel subito dopo la pubblicità? Tranquillamente. Linea regia.
C'eravamo lasciati sui fumetti della Marvel. Allora, sì. I fumetti della Marvel sono quelli di Capitan America, i Fantastici 4, l'Uomo Ragno, tanto per capirci, Superman. Sì, la maggior parte, quelli più famosi, sono quelli ideati e scritti da Stan Lee. Il mitico Thor. Il mitico Thor, illustrati da Jack Kirby, Steve Ditko, Bill Everett. Tante per citarne qualcuno. Ecco, storia. Abbiamo parlato prima del valore venale, sì, che è sempre antipatico, però serve a rendere l'idea dei fumetti della Bonelli o di Topolino. Ecco, i fumetti della Marvel, i primi numeri, che valore hanno? Anche $1 milione. Ecco, questo vi fa capire, insomma. Quando vi ho detto 7.000 euro vi sembrano tanti? No, perché il numero uno di Superman... Vale oltre $1 milione. Vale oltre $1 milione. È un Detective teramano. Comics, è un teramano. È un teramano, ce l'aveva. Sì. Teramano ce l'aveva, Gegé Martino, forse il più grande collezionista di fumetti d'Italia, uno aveva il numero uno di Superman, ma non solo. Ma non so, il numero uno di tutti li aveva. Sì. Però il fumetto americano, cioè... è difficile distinguere comunque sia, adesso stiamo parlando di generi, tu stai esponendo un genere italiano, io il genere americano per dirti in questo momento, sì. Però il fumetto in realtà principalmente è un linguaggio didattico, un linguaggio per immagini che ha una sua cultura a partire da molto tempo prima. Se pensiamo, ecco, guardate, questi sono i supereroi. Sì, ecco, questo è il video della presentazione che abbiamo presentato il nostro primo ospite, che è Marco Checchetto, disegnatore Marvel, che attualmente sta disegnando gli Avengers e ha lavorato su Punitore e su Spider-Man. Quindi, diciamolo, è un autore per chi volesse... E adesso sta per uscire con la Panini, con un suo progetto personale, Life Zero. Sì, la Panini, ricordiamolo, è quella delle figurine, però è anche, da qualche anno, penso da un anno o poco di più, la casa editrice di Topolino. No, ha preso i diritti per, penso, 2 anni, in sì. gestione per i 2 anni. Però due anni... Ed è un paradosso che in Italia... La Panini è editata, cioè la Marvel Italia, quindi tra virgolette gestisce la Disney, quando in realtà in America è la Disney che adesso che gestisce Marvel. La Marvel. Cioè perché... c'è sì, è incredibile, ma è così. Sì, sì. Infatti tant'è che la Disney adesso sta puntando molto, perché il fumetto in America si sta evolvendo moltissimo. Cioè il cartaceo adesso ultimamente si usa molto poco e stanno iniziando a uscire dei format per iPad con dei fumetti a microanimazione. Però permettetemi di dirlo, non bestemmiamo, nel senso no, che ti spiego. Il fumetto è questo. Io in realtà non è del tutto vero, perché ultimamente soprattutto, è quello che, per esempio, su cui puntiamo noi di, della Demo Comics, è far capire come il fumetto stia diventando multimediale. In tutti i sensi, non c'è più solo la piattaforma classica della carta stampata, Però... c'è, molti fumetti sono nati addirittura su social network come Facebook e da lì sì. sono diventati fumetti come Zero Calcare, ad esempio, per farne citarne uno. Oppure molti youtuber, diciamo così, sono diventati famosi proprio per commentare fumetti che sono usciti in edicola. Alcuni fumetti sono diventati film, come gli Avenger citati prima. Posso fare la parte del romantico, del collezionista? Cioè, se al collezionista gli togliete questo, ma non no, è ma solo non morirà mai. È qualcosa in cosa più. Resta? È qualcosa in più a quello. Ecco, che è questo, diverso, questo è insostituibile. Assessore, il suo rapporto col mondo dei fumetti qual è? Allora, io da piccolina leggevo Topolino come tutti. Poi crescendo, durante il periodo dell'adolescenza, c'è stato il periodo del Dylan Dog. Dopo il Dylan... Quindi è una bonelliana anche lei? Sì, sì, ritengo di sì. Poi dopo ho iniziato il periodo universitario e mi sono un pochino allontanata. Ricordo, credo, alla Molinari, quando è stato organizzato qualcosa alla Molinari, sì, di aver partecipato. Sono venuta perché io abitavo lì vicino, quindi per me era semplicissimo, ero piccolina. E venni al Teramo Comics alla Molinari, mi ricordo che fu una cosa molto originale che mi piacque molto, quindi ho questo ricordo, questa immagine vicino casa del Teramo Comics. Infatti appena loro mi hanno proposto questa cosa, insomma, io sono stata molto felice di accoglierla e anche felice di essere, diciamo, insieme a loro
partecipe di un'iniziativa, ecco, nuova e più allargata per la città quest'anno. Dovrete fare orari di inaugurazione differenti, perché sennò come fa? Lei si deve dividere per l'inaugurazione. Ma vediamo, questo è l'ultimo dei problemi, adesso si sta lavorando sui contenuti, l'inaugurazione... Per me è una forma, io sono convinta insomma che sui contenuti ci sia veramente tanto da fare, loro stanno lavorando veramente tanto, io mi sento con loro settimanalmente, dalle cose più piccole alle cose più importanti, e veramente gli faccio i complimenti, perché sono due associazioni molto valide che ci credono veramente in quello che fa, ce lo fanno veramente con passione, credo che sia la passione sia il vero motore e la forza che loro hanno per fare queste cose, perché poi dietro non c'è nessun tornaconto economico, viene fatto semplicemente per il gusto di fare un evento bello per la città. Ma soprattutto viene fatto perché viene permesso, penso che sarà così anche per voi di Gian Domenico, per degli espositori che vengono, no? Perché sì. Poi alla fin fine queste manifestazioni si riducono a una serie di espositori che vanno lì e c'è questa compravendita di fumetti. Non solo. E poi lo spirito. Sì, diciamo che la parte più importante è per i disegnatori, perché molti vengono per farsi fare il disegno. Per quanto riguarda, come la penso io, per quanto riguarda la mia manifestazione, sarà un momento che vuole comunque dar valore e rispetto agli autori ospiti, cioè di non trattarli come si vedono spesso buttati, diciamo, tra virgolette, scusami il termine, come carne da macello all'appassionato, no? Che quindi ma l'appassionato viene là, vuole il disegno. Esatto, però un incontro per poter anche chiacchierare con l'autore e poterlo conoscere meglio, sapere come lavora, conoscere anche tipologie tecniche del suo lavoro. Quindi c'è una cosa molto più ampia. Poi essendo anch'io autore e disegnatore Marvel, quindi capisco e conosco, diciamo, tutti i percorsi. Cosa disegna lei? Io ho disegnato, disegno supereroi americani, adesso l'ultima fatica è stata X-Factor, scritta da Peter David, più adesso stavo appunto finendo uno di quei fumetti per iPad che non si sfogliano semplicemente, quello che volevo dire prima, è proprio un format studiato apposta per l'iPad, è una cosa completamente diversa dal cartaceo. Il cartaceo, c'è pure l'edizione cartacea di questi prodotti, ma per quanto riguarda l'iPad ha delle micro animazioni anche musicate, un po' per intenderci, per ricordarci la sigla di Super Gulp. Ah sì, ok, chi non se lo ricorda Super Gulp? Oppure i primi, cioè, quelli animati della mia età se lo possono, esatto, ricordare. Oppure i primi cartoni animati degli anni 70 di Capitan America eccetera, che non tipo fisse che si muovevano, sì, eccetera. L'assessore è giovane, Gulp non se lo ricorda. Io me lo ricordo. Nemmeno Super Gulp, penso. No. Ma vi ricordate voi negli anni 70, nei primi anni 70, di chi era la sigla iniziale di Gulp, fumetti in TV? Di chi la cantava? Chi la cantava? Chi la cantava non me lo ricordo. Lucio Dalla. Ah, ok. Lucio Dalla aveva inciso la sigla di Gulp, fumetti in TV, e c'era un personaggio dei fumetti, oggi forse un po' dimenticato, che era Nick Carter. Sì. Quello, mentre su New York calavano le prime ombre della sera, insomma, quello lì. Ecco. Sì. Ed era una trasmissione cult quella. Sì, ma chi è che non è cresciuto con l'immaginario? Oggi, per esempio, i ragazzi di oggi sono bombardati, vivono e seguono le avventure in maniera privilegiata dei supereroi, perché c'è un ritorno del supereroe, vedi i cartoni animati di Spider-Man, varie versioni, versioni cinematografiche, poi anche i film sui Vendicatori, che Batman, eccetera. Adesso stanno preparando un film sulla Justice League, che teoricamente doveva essere il secondo Superman. Insomma, c'è molta attenzione sia da parte della comunicazione, di strategia di marketing per i ragazzi, e sia da parte del mondo del cinema per quanto riguarda il fumetto in generale. Questo ne trae beneficio anche il fumetto, perché comunque sia porta a conoscenza di personaggi storici che poi vengono reinterpretati in maniera consona alla tipologia attuale, anche contestualizzata al momento. E quindi, per quanto riguarda me, che poi essendo anch'io autore Marvel, ho deciso di fare il tema specifico sui supereroi per far conoscere anche questo spaccato. Ma ripeto, il fumetto comunque sia è un linguaggio,
cioè può essere italiano, può essere americano, giapponese, francese, e ogni tipo di fumetto ha un tipo di narrazione e un tipo di struttura che sarebbe bello far conoscere. Che non tutti, poi, non tutti possono, io per esempio i giapponesi, mi dispiace, manga non li sopporto. Dipende dai manga. Però non li ha. Da dire questo, giustamente come stava dicendo Gian Domenico, il discorso è questo, che stiamo parlando di linguaggio. Sì, siccome è un linguaggio adesso, diverso da quello a quale sono abituato io. È una cosa interessante, perché siamo nella civiltà del linguaggio, diciamo così, adesso la cultura, la società è quella del linguaggio nuovo, che gira tanto su internet, sì. Esatto, che gira tanto su internet quanto sui fumetti cartacei, e che ci porta a una sorta di evoluzione. Noi non dovremmo più rimanere fissi in determinati stereotipi, perché il fatto di passare dalla carta al web o dal web alla carta significa semplicemente che i nostri valori, o diciamo così, le nostre passioni semplicemente si ampliano, e usando vari linguaggi possono diventare, sì, più ricchi. Ed però, è una cosa che noi, sì, vogliamo portare avanti nella nostra, un fumetto, nella nostra, adesso faccio il venale, un fumetto sull'iPad. Che valore può avere? Ma il fumetto sull'iPad vale 7.000 euro. Esatto, però c'è questo, una persona che non ha un iPad, o meglio, non ha la possibilità di spendere 7.000 euro, non potrà leggere, no, quello. Aspetta. Questo è un fumetto, mi sembra, vado a memoria, non lo voglio aprire, ma mi sembra che sia del 64, del 65. Adesso chiedo aiuto, c'è dentro, magari c'è chi l'ha comprato. Assolutamente, ma la possibilità, il web 63 mi dicono, è il mio anno di nascita. Ma il linguaggio, a 200 lire. Ma la nuova, proprio il nuovo linguaggio, le nuove tecnologie ci permettono proprio di ridare importanza a tutta questa passione, al fumetto in generale, anche quello che molti magari non conoscono. Abbiamo scoperto che il personaggio dell'assessore è Dylan Dog, quello preferito, no? Forse perché non ha letto Julia Kendall, io glielo consiglio. Io ho letto magari solo, diciamo, in epoca passata, Topolino e Dylan Dog, quindi ho soltanto questi come termini. Mi piacerebbe, non lo nascondo, avere un pochino più di tempo per conoscere anche altri personaggi e altri fumetti. Mi piacerebbe proprio. E questa è l'occasione giusta per vederli tutti quanti. Senta, Micolucci, il suo personaggio dei fumetti preferito qual è? Beh, veramente ce ne sono tanti, però uno, quello, ma io sono stato quello che l'emoziona di più. Forse Nathan Never, che è un tratto Bonelli, ma è uno di quelli che mi ha appassionato tanto, una bella collezione a casa. Di Gian Domenico? Per me è Daredevil, e in più ho avuto anche l'onore di scrivere e disegnare una sua storia. Vedete come che siamo diversi, origini. No? Il mio è Tex Wheeler. Vabbè, ma è normale, Tex Wheeler è l'immortale, cioè Tex Wheeler noi nel settore del fumetto lo consideriamo più forte di Superman. Superman almeno una volta è morto, Tex mai. No, cioè quindi decisamente immortale, cioè, precipita dalle rupi, come dicevi poi a Superman, però non muore mai. Superman ha fatto qualcosa di più. È morto ed è risorto. In 2000 anni di storia Superman, è quello solo. Superman, se ti posso dare una chicca, Superman, beh, gli autori che l'hanno creato erano di origine ebraica, quindi c'è molta Bibbia all'interno di Superman, tant'è che anche il simbolo stesso, le zone gialle che circoscrivono la S, rappresentano dei pesci, e quel simbolo rappresenta la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Allora, vediamo agli segnatori. Chi per verrà? Ebraici molte aperte di mentalità, visto che sì, certo, è più cristiana come quella dei pani dei pesci, però. Allora, vediamo gli segnatori. Chi verrà a Teramo Comics? Allora, io ricordo delle file pazzesche, non a Teramo Comics, altrove, per avere un disegno di Villa. Villa è uno dei disegnatori delle copertine di Tex, o anche un Martin Mister fatto da Alessandrini, anche lì file incredibili per farsi fare il disegno. Preghiere a non finire, però il collezionista va anche per questo, no? Soprattutto per questo. Chi ci sarà a Teramo Comics? Allora, ne cito alcuni. Allora, sicuramente ci sarà Luigi Corteggi, che verrà a omaggiarci con la sua presenza. Poi che è il disegnatore? Non ho capito. Ah sì, chiedo scusa. Ha fatto vari disegni per la Bonelli. Attualmente stavo mettendo, non mi ricordo che cosa fa, però mi sono portato degli appunti apposta, perché sì, con molta modestia ho degli appunti, perdonate, ma non sono un supereroe. Prego, prego.
Allora, vabbè, ha disegnato varie cose, tra l'altro è diplomato all'Accademia di Brera e ha lavorato con l'editrice Universo, una vecchia e storica casa editrice italiana, e ha lavorato anche con l'editoriale Corno, che è un'altra storica che purtroppo adesso non c'è più. E adesso lavora con Monelli. Sì, gestisce, sì. Dopodiché avremo anche, cioè, Alessandro Pilotta, che è un autore, non è un disegnatore, è un autore che attualmente lavorerà per Dylan Dog. Dopodiché avremo Morricone, che è un classico della Temo Comics, che è il nostro carito ospite praticamente ogni anno. E poi stiamo trattando con l'ultimo... Per i 50 anni di Zagor, che fate? Allora, io continuo a dire, noi attualmente preferiamo lasciare il riservo su alcune cose, perché alcune trattative sono piuttosto delicate. Però appassionati di Zagor, le cose si devono dare centellinare, perché se uno centellina c'è anche più passione. Insomma, invece a Teramo Heroes, come dice lei, che la pronuncia giusta, Heroes, quali sono gli insegnatori che saranno presenti? I disegnatori saranno primi, saranno disegnatori Marvel, colleghi miei che conosco da 20 anni. E sarà un'occasione per farli tornare a Teramo dopo 20 anni, gli autori Marvel, quindi è bello, secondo me, ripeto, avere l'opportunità di poterli conoscere di persona. In più ci sarà un autore che ha avuto a che fare anche con il Doctor Who, Star Trek, che sarà ospite, e comunque Alessandro Pilotta è sceneggiatore. È scrittore, sceneggiatore? Sì, non autore, autore è diverso. Alzo le mani sulla precisazione. No, lo dico da autore, ma è solo d'amico, una precisazione d'amico, niente di che. E niente, poi avremo comunque un ospite internazionale dello sport, molto importante, e più altre cose. Del tipo, chi è? Adesso un momento non te lo dico. Allora, visto che siamo andati oltre ai fumetti, sì, direi che anche noi ospitiamo anche altri oltre ai fumetti. Avremo degli youtuber che hanno del molto seguito a livello nazionale, proprio perché parleranno di fumetti. Oh, in invece, caso il famoso fumetto manga, d'autore. D'autore, ok. Cioè, Milo Manara, Vittorio Liberato. Giardino, dove si può trovare? Beh, nelle fumetterie specializzate o in libreria? No, in queste due manifestazioni. Ancora presto, cioè, perché sono autori comunque sia di caratura internazionale, ma di prestigio notevole, soprattutto perché hanno un impatto mediatico molto forte e soprattutto perché sono gestiti anche da agenzie con le quali ti devi comunque sia... Da voi si trovano degli albi forse di giardino? Potremmo avere, al di là degli albi, anche forse qualche autore che potrebbe interessare riguardare Manara, ma questo... Qui stiamo parlando di... Questo è un piccolo... No, Trepax, Milo Manara, Vittorio... Questi sono... Allora, per questo noi abbiamo una comoda pagina Facebook dove segniamo ogni volta le nostre piccole news. Siamo arrivati quasi alla fine, assessore, ha visto, poi c'è anche un po' di concorrenza, no? Ma no, penso che concorrenza non ci sia, perché sono due prodotti diversi. Sono due prodotti diversi, poi ecco, io so molte cose del loro programma, però ecco, rispetto giustamente la loro volontà di anche per stimolare il pubblico di dirle un po' alla volta, perché altrimenti se dai tutto all'inizio e subito vabbè, noi ad aprile facciamo un'altra puntata e diamo tutti gli aggiornamenti poi anche su come andremo a veicolare insieme la comunicazione di questo weekend. Sicuramente su questo ci saranno degli aggiornamenti. Concorrenza no, non credo assolutamente, sono due cose diverse. Ecco, poi vedrete nei contenuti in che cosa. Vedremo nei contenuti, questo che è una nuova sorpresa, che visto che loro ci hanno lasciato così su alcune situazioni. Io li fomento e li stimolo, perché poi loro magari danno anche delle risposte ad alcune mie richieste, quindi l'assessore deve anche un pochino stimolare. E poi vedremo come le case editrici di fumetti tratteranno queste due manifestazioni, perché io prima ho ricordato che puntualmente, ad esempio, la Bonelli riporta Teramo Comics tutti gli anni negli albi di Tex, Zagor, gli sì, altri. Poi ci fa la cortesia di cederci anche delle immagini, quindi da sì, perché questi hanno dei diritti, penso.
Penso che accadrà anche sì. per voi la stessa cosa, no? Esatto. Sugli albi della Marvel. Sì, magari. Questo sarà una comunicazione data, poi saranno le case editrici a gestire determinate cose. Bene, allora, buon fumetto a tutti, ne torneremo a parlare l'8, 9 e 10 di maggio sì. ci sarà questa doppia manifestazione, a Teramo sarà il weekend del fumetto, gli appassionati ovviamente non devono perderlo perché... No, perché è una bella sinergia tra le due associazioni che creano due eventi completamente diversi e dà più opportunità al pubblico. E magari creare un percorso, no? Senz'altro, che porti da un punto all'altro, perché senz'altro. Stiamo parlando di due punti diversi della città per chi certo. non conosce Teramo, certo. e unirli in un percorso ideale, no? Che faccia il fumetto come tema predominante, però poi anche musei e quant'altro. Grazie all'assessore alla cultura al Comune di Teramo, Francesca Lucantoni, grazie ad Antonio Micolucci di Teramo Comics, grazie a Carmine Di Giandomenico di Teramo Heroes. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.